break down the awkwardness. Put on my boots and a lily white dress. A million words. Ciao a tutti, io sono Gianni, benvenuti qui sul mio canale per questo nuovo video nel quale oggi vedremo insieme come sia possibile, almeno in alcune situazioni, ripristinare il corretto funzionamento del Google Play Store su TV Box Android. Infatti può succedere che durante il normale utilizzo di un TV Box Android il Play Store smetta per svariate ragioni di funzionare. E quello che vedremo oggi è uno dei possibili metodi per ripristinarne il corretto funzionamento. Si tratta di un metodo molto semplice, che naturalmente però non è valido in tutte le situazioni e che comunque nella maggior parte dei casi permetterà di risolvere questo problema con due semplici passaggi. Infatti la prima cosa che dovremo fare è quella di entrare nel menu Impostazioni generali del TV Box. Naturalmente il percorso che adesso farò io a video si riferisce al mio modello di TV Box, può essere che per altri modelli il percorso che dovete seguire sia diverso. Ad ogni modo io devo entrare nelle applicazioni e poi scegliere la voce qui Impostazioni. A questo punto dovremo cercare la voce App e notifiche, questa qui, per cui la seleziono. E poi qui scegliere mostra tutte le applicazioni, questa voce qui, per cui seleziono anche questa. Ora scorriamo la lista fino a quando non troviamo i servizi di Google, e quindi il Google Play Service e il Google Play Store. Iniziamo dal Google Play Service, per cui lo selezioniamo. Poi nella finestra successiva scegliamo la voce autorizzazioni, questa qui. Ok, e poi nella finestra successiva ancora abilitiamo tutte le autorizzazioni, per cui abilitiamole tutte. Ok, poi torniamo indietro, poi ancora indietro. Scegliamo la seconda voce, e quindi in questo caso Google Play Store. Anche in questo caso scegliamo le autorizzazioni e anche qui abilitiamo tutte le autorizzazioni possibili. A questo punto dovrete spegnere completamente il TV Box e poi riaccenderlo. Nella maggior parte dei casi il Play Store dovrebbe ritornare a funzionare correttamente. Ho detto nella maggior parte dei casi perché naturalmente i motivi del malfunzionamento possono essere diversi e quindi anche in questo caso naturalmente le soluzioni saranno differenti. Ad ogni modo oggi abbiamo visto questo, che è una delle tante possibili soluzioni. Magari la settimana prossima vedremo un'altra possibile soluzione che potrete naturalmente provare nel caso in cui questa dovesse avere esito negativo. Arrivati a questo punto, a me non resta altro come al solito che salutarvi e ringraziarvi per la visione. Ci vediamo alla prossima. Ciao da Gianni.